Trascorsi 3 giorni, ripartimmo per Kayseri, altra importantissima città sotto la giurisdizione del re dell'Iraq, sede distaccata dell'esercito irachino e residenza di una khatun dell'emiro Ala al-Din Artana. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente Dintorni Show. Quest'oggi andiamo ad esplorare una città, come tutte le volte dico, molto particolare, in questo caso una città che veramente ci mostra le origini dell'impero ittita, non sto scherzando, e poi appunto fra poco lo scopriremo nel dettaglio. Vi ricordo come tutte le altre volte gli prossimi appuntamenti, perché prossimamente ci saranno 2 appuntamenti legati ad Aksaray, uno classico come questo legato ai viaggi di Ibn Battuta e un altro invece legato a una tipologia di cane particolare, perché non è una razza, quindi non posso dire questo, però l'Aksaray Malaklisi, il mastino dell'Anatolia, cane molto particolare che non vedo l'ora di parlarvi, del quale non vedo l'ora di parlarvi. Oltre a questo ci sarà anche una puntata su Konya. Konya è la città dove Rumi andò a vivere, la città che di fatto più in assoluto a Rumi si legò. Oltre a questo, settimana prossima ci saranno altre 2 città e poi un libro. Le città saranno Izmir o Smirne se preferite, e oltre a quella ci sarà Erzurum. E infine ci sarà appunto un libro di Irfan Orga che appunto è il suo viaggio in Turchia. Detto questo, se non volete perdervi nulla, iscrivetevi al canale Telegram, a pagina Instagram di Medio Oriente Dintorni per essere sempre aggiornati su quello che faccio. Detto ciò, partiamo subito appunto con la storia di questa città, che come vi dicevo è veramente, veramente antica, ma in realtà più che proprio sopra l'odierna Kayseri, bisogna andare 20 km più là e scoprire la storia di Kültepe, che come immaginerete 20 km fanno sì che più o meno sia la stessa civiltà. La città di Kültepe in realtà un tempo non si chiamava così, bensì Kadesh. Questa città è stata storicamente molto importante perché era posta sulla via della seta e non è un caso che gli Assiri misero qui un loro Karum, che era un loro emporio commerciale e che appunto legò questa città in un certo senso alla presenza degli Assiri, che poi però verranno addirittura scacciati perché gli abitanti appunto si saranno fatti talmente tanta forza, talmente tanto coraggio che si misero insieme e cacciarono via appunto questi Assiri. Poi questa città verrà saccheggiata e rasa al suolo dal re di Zalpua, che ruberà anche l'idolo, e poi, dopo questa tragedia, inizierà una grande e fortissima rinascita. E questa rinascita è dovuta a 2 re, re Pithana e re Anitta, entrambi 2 re che non erano originari di Kadesh, ma che di fatto qui arrivarono da Kussara. Città che è veramente, veramente importante. Questi re arrivarono prima, erano padre e figlio. Pithana arrivò prima, conquistò la città, si dice, senza nemmeno spargere sangue, e poi di fatto morì poco dopo, tanto che il trono passò al figlio. E mo' vi sto raccontando tutte queste cose, uno mi dirà, ma che bella cosa interessante, chi ne ha mai sentito questi posti, chi ha mai sentito tutte queste cose? No, no, questo di fatto è la base, questa è la base del ciò che sarà poi l'impero ittita, perché il proclama di Anitta sarà tra l'altro appunto il primo documento in tutta la storia mai scritto in ittita, che tra l'altro è una delle lingue indoeuropee più antiche in assoluto, e quindi pare che quel documento sia la prima attestazione in assoluto di una lingua indoeuropea, quindi tanta roba invece, avete visto, molto importante. Va detto che però non si sa esattamente come ci sia stata la transizione fra questo regno di fatto e il mondo ittita. Pare, secondo molte fonti, secondo molte ipotesi, che ci sia stato un qualche ministro che abbia fatto il furbo e che quindi poi abbia fondato l'impero ittita. Fatto sta che questa, ovvero la città dell'attuale Kayseri, sarà la prima capitale appunto di quell'impero, e poi però non lo fu più perché già il secondo sovrano cambiò la capitale e la mise ad Hattusa, e questo diede molti problemi alla città, che molto in fretta si svuotò essenzialmente e diventò una città veramente di scarsa importanza. Tanto che venne rifondata, pare, da degli armeni e poi successivamente passò sotto i persiani. Sotto i persiani in realtà non ci saranno clamorosi sviluppi e prima di vedere veramente una variante al suo corso della storia dobbiamo aspettare l'arrivo di Alessandro Magno e poi
la sua caduta in un certo senso, proprio perché questo regno, questa città si legherà più che mai al regno di Cappadocia, tanto da diventare veramente, se non addirittura la capitale, una città di incredibile importanza e incredibile centralità all'interno appunto di quel mondo. Tanto che ad un certo punto, quando il regno di Cappadocia capì di fatto di essere finito, che non aveva senso continuare a essere indipendente, il nome venne cambiato e venne cambiato in Caesarea, proprio in omaggio, secondo il sovrano di Cappadocia, a Ottaviano Augusto, che fra i vari nomi aveva anche questo di Caesarea, quindi ha cambiato il nome della città e gli ha messo quello. Poi naturalmente è passato, è cambiato, eccetera, ed è diventato da Caesarea a Caesarea, anche se va detto che già sotto l'impero romano questa città cambierà 2000 volte nome. E non un caso che poi nel 260, in cui viene proprio distrutta da Shapur I, conosciuto in Italia col nome di Sapore, che appunto la distruggerà e poi verrà ricostruita dai romani, ma da quel momento in poi diventerà uno dei centri mondiali per la cristianità. Infatti tutti i padri cappadoci, è un nome che viene dato da alcune figure della cristianità, nacque proprio lì o comunque lì soggiornò, e fra queste due figure vanno citate almeno due per forza, ovvero Basilio Magno o San Basilio, che è il patrono di Russia, quello a cui è dedicato quella famosa chiesa appunto in Russia, e poi oltre a questo c'è anche Gregorio di Nissa. Gregorio di Nissa è considerato uno dei più importanti, una delle figure più importanti in assoluto della cristianità, tanto da essere incluso proprio nell'insieme dei padri della Chiesa. Detto ciò, questa città appunto ebbe tutte queste bellissime cose, stette benissimo fino all'arrivo degli arabi, perché purtroppo quando arrivarono effettivamente gli arabi, che lì iniziarono la loro espansione dopo l'arrivo dell'Islam, ecco, questi arabi si spinsero anche in Anatolia. E sfortunatamente per questa città fu proprio quella la linea di scontro, non so come dire, cioè immaginatevi dove cadono tutte le bombe, ecco, sarebbero cadute lì. Infatti questa città, che prima era comunque molto bella, molto importante, da quel momento in poi pian piano inizia a perdere di importanza, tanto che passerà poi di mano a tutti i vari sovrani, quindi prima i Danish Mendidi, che è un beilicato che c'è prima dei Selgiuchidi, poi i Selgiuchidi, poi gli Eretni e infine gli Ottomani, che arriveranno qui nel 1515 ed essenzialmente lasceranno la situazione come l'avevano trovata, quindi trasformandola di fatto in un luogo di assoluta tranquillità, un luogo che dove effettivamente non arrivò mai nessun tipo di guerra, nessun tipo di scontro, almeno in maniera così significativa come in altre città. E essenzialmente, non so come dire, non ci fu altri cambiamenti. È un po' triste a dire che semplifichi, poi dal 1515 qui non è successo niente. Naturalmente sono successe cose e tutto, però effettivamente rispetto a quello che ho detto prima, sicuramente di secondaria importanza. E fra l'altro, fortunatamente per Caesarea, fu una di quelle città che ebbe una transizione tranquilla, senza nessun tipo di trauma, dall'impero ottomano al mondo turco. Detto ciò, la puntata di oggi finisce qui. Prossimamente vi parlerò di Aksaray in due salse, sicuramente con i cani e sicuramente con la città, poi Konya, la città di Rumi, poi ancora settimana prossima andiamo a scoprire Smirne ed infine Erzurum, un'altra città che è sicuramente molto interessante per poi andare a vedere un libro. Detto ciò, non perdo altro tempo, io vi saluto, vi ricordo appunto di iscrivervi a Instagram, Telegram e noi ci vediamo alla prossima!